È prossimo ad uscire il tuo nuovo lavoro discografico, Sto Tutto Fusion. Che significato dobbiamo attribuire a questa parola fusion? Fusion proprio veramente nella serie di fusione. Io ho cercato di fondere, ma come faccio da sempre, varie culture e portarla su un linguaggio napoletano. Ovviamente tutto questo con l'ironia, con la leggerezza, con la semplicità. Su tutto fusion significa sono impregnato in tutto ciò che mi circonda. Ed è un disco che contiene molti brani registrati in diretta con un gruppo che attraversa tutte le generazioni a livello di età. Cosa ha significato questa esperienza? Quale valore aggiunto ha portato? Ma guarda, molti dei pezzi, noi stiamo sempre insieme perché facciamo i live insieme, quindi puoi immaginare viaggi sull'autostrada, alberghi, eccetera. Quindi molti di questi pezzi sono nati anche proprio sul palco, facendo un sound check magari, proponendo un giro di basso e quindi si continua sopra. Ma la cosa bella è che ognuno ha una propria storia, una propria identità. E quindi veramente il fatto di avere la volontà di fondersi insieme agli altri crea inevitabilmente qualcosa di nuovo. Certo. Tu, parlando delle tue percussioni, dei tuoi strumenti, dici che appunto lo studio delle percussioni ti consente lo studio dei popoli, quindi di immedesimarti e di attraversare diverse culture. Sì. È un'esperienza che dura insomma da tempo e qual è il bagaglio che ora hai grazie a questa musica, la tua musica? Il bagaglio è sempre molto poco, è sempre molto leggero per il momento. È chiaro che dietro un tamburo c'è tutta una storia, c'è la storia di un popolo, una cultura, attraverso i ritmi ti rendi conto di quali sono proprio i modi di vivere di un paese. E tutto questo poi ti fa capire come siamo, in realtà tutti gli esseri umani sono uguali, tutti gli esseri umani cercano le stesse cose, la felicità, la pace, la tranquillità. E ognuno la insegue in maniera personale, ognuno ha un ideale. Se avessi questo sarei felice, se avessi quell'altro sarei felice. Quindi diciamo in qualche modo questa cosa mi fa sentire vicino a tutti gli abitanti del mondo, perché la musica ha questa magia. Il lavoro Sto Tutto Fusion arriva a 8 anni di distanza dal tuo precedente lavoro. Sì. Questo tempo intercorso è un tempo che tu hai impiegato per... Ma intanto in questi anni sono usciti diversi singoli, quindi in qualche modo io un po' con i singoli, noi facciamo concerti veramente in tutta Europa. Mi sono fermato ad un certo punto perché ti rendi conto che a volte quando non c'è una produzione forte, la diffusione del disco veramente affanna, diventa veramente molto molto faticosa. E poi invece siamo arrivati ad un punto di dire ok, invece creiamo un documento di questa cosa, facciamo un disco senza farci influenzare nemmeno da questa cosa delle produzioni. Diciamo, è venuto fuori in maniera abbastanza spontanea e tutti questi anni che sono passati, che tra l'altro sono volati, e sono passati sempre facendo esperimenti, appunto ho fatto uscire dei singoli, delle cover, delle cose, perché diciamo che per me poi la verità è che tutto ruota intorno ad un tamburo, tutto è un pretesto per poter suonare. La canzone alla quale sei più legato di questo nuovo album? Io sono legato a tutte le canzoni perché veramente ci abbiamo passato le notti, quindi sono veramente come figli miei. Forse la canzone che in questo momento più mi rappresenta ancora di più è proprio Sto For, che è un pezzo registrato in diretta e scritto lì in 3 minuti. L'ultima intervista che hai rilasciato a Quarta Parete la ricordiamo con piacere perché è legata ad un tuo lavoro teatrale, Sono Solo Suono, e nell'intervista legata a quel progetto dicesti che appunto tu ti senti un campanello se dovessimo mai associare la tua musica ad un suono. E guarda caso il campanello ritorna anche in questo album. Sì,
c'è un pezzo tutte percussioni che si chiama proprio Il Campanello. Ogni 16 battute si ferma e c'è questo campanello che suona, no? E il campanello crea attenzione, crea curiosità, crea aspettative. Cioè, dietro un suono che per noi ormai è semplice, è anche banale, invece in qualche modo ci sono una serie di sensazioni dentro di noi che sono immediate e poi tra l'altro sono tutte quante insieme. Quindi mi sembra affascinato il suono del campanello. Grazie, allora buona musica, il lavoro uscirà il 12 luglio ufficialmente e poi inizierete anche tutta una serie di live per presentarli? Assolutamente sì, ma già da subito dopo il 12 luglio sicuramente faremo un live a Napoli dove presenteremo il disco, questa volta non parlato ma finalmente suonato. Grazie Ciccio. Grazie a voi.